Allora, eccoci qua, per rispondere a qualunque eventuale domanda, una serata eccezionale, una giornata di liberazione nazionale, quelli che dicevano votare non serve a niente, tanto quello rimane inchiodato, per stasera vanno a letto contenti, poi noi vigileremo passo per passo, ora per ora, perché il bugiardo patologico ci ha abituato a dire tutto e poi a fare l'esatto contrario, però andiamo a letto con le sue dichiarazioni, non so se varranno almeno 4-5 ore, che ci dicono che domani pomeriggio non sarà più Presidente del Consiglio. Penso che questo sia il significato del voto dei milioni di italiani che oggi hanno fatto la fila per andare a votare. Noi siamo pronti, pensiamo di essere un'alternativa seria, credibile. Renzi lascia un paese diviso, un paese più povero di come l'ha trovato, un paese indebitato per 100 miliardi in più, l'ultimo paese in Europa per crescita, un paese con una disoccupazione all'11,6%, con intere regioni italiane con 2 ragazzi su 3 disoccupati, con un sistema bancario al collasso. Il problema delle banche italiane si chiama Renzi, si chiama Salvabanche, si chiama Unione Europea, si chiama Direttiva Bail-in, e quindi si chiama PD, non si chiama no. E quindi vedremo di ricostruire sulle macerie che il Signore con la sua cerchia di amichetti ha lasciato, perché chiunque venga dopo di lui avrà una missione non facile. Noi pensiamo di avere una squadra all'altezza di affrontare questa emergenza nazionale, perché il dopo Renzi è un'emergenza nazionale. Siamo pronti, diciamo a chiunque si vorrà alleare con la Lega, che ovviamente non sono accettabili giochetti, perdite di tempo, inciuci o governicchi tecnici o cose strane. Siamo pronti ad andare a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale possibile e siamo sicuri di poter dare all'Italia la serietà e la credibilità che ad esempio le sole 3 regioni che governiamo, e governiamo bene, Veneto, Lombardia e Liguria, offrono ai loro cittadini da anni, quindi non c'è un salto nel buio. Chi vorrà potrà estendere il modello lombardo-veneto di buon governo a tutto il paese. Quindi questa è stata una giornata bellissima, incredibile. Mandiamo un ciaone a banchieri, finanzieri, confindustriali, pseudo dirigenti di mezza tacca, servi, servetti, giornalisti ventriloqui, insomma è un bel servito a tanta e tanta gente che ha tirato la volata al sì. Domani si riparte, finalmente, speriamo che, anzi contiamo che ovviamente dopo Renzi facciano le valigie, riempiano i loro scatoloni Alfano, la Boschi, la Boldrini, Verdini, Cicchito e tutta la compagnia del fu sì. Se ci sono domande, altrimenti andiamo a preparare il programma di governo. Volevamo capire, il Presidente del Consiglio ha lanciato la palla al fronte del no, sì. Avete vinto, adesso lavorate su una legge elettorale, cioè, aspettiamo una vostra proposta, la Lega è pronta a partecipare a una proposta con gli altri nel fronte del no? Noi attendiamo rispettosamente la sentenza della Consulta, che speriamo arrivi il prima possibile. E poi, ripeto, al di là di qualunque scelta della Consulta, noi siamo pronti a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale possibile. Perché abbiamo visto le leggi elettorali possono essere proporzionali, maggioritarie, col premio, senza premio. Se gli italiani vogliono, scelgono un governo. E quindi non pensiamo che l'Italia si possa permettere 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 mesi di dibattito sulla legge elettorale. Quindi il prima possibile, con qualunque legge elettorale possibile, noi siamo pronti e pensiamo di poter vincere. Chi saranno i vostri alleati? Chiunque sottoscriva il programma di governo, che è sostanzialmente già scritto, sul futuro dell'euro e dell'Europa, sul sistema bancario, sulle pensioni, sull'economia con la flat tax, sull'immigrazione e sulla sicurezza, non c'è niente da inventare ma c'è solo da lavorare, sulla giustizia, sulla scuola, sull'ambiente. Ecco, l'importante è che sia ben chiaro che questa Europa, ormai tutti i segnali, anche il voto austriaco di oggi, che ha visto sconfitto per un pelo l'uno contro tutti del Partito della Libertà, e comunque un risultato incredibile perché lì c'era veramente la scozzaglia del tutti contro uno, alle elezioni politiche in Austria fortunatamente non c'è il ballottaggio, quindi chi prende un voto in più governa.
e quindi lì non potranno ripetere il tutti contro uno. E quindi l'Austria, come la Francia, come l'Olanda, come perfino la Germania, potrà cambiare aria dall'anno prossimo. E quindi è chiaro che il ruolo dell'Europa, l'approccio dell'Italia, non più servile all'Unione Europea ma da pari a pari, sarà fondamentale per chiunque voglia allearsi con la Lega. Mai più al governo con i socialisti di questa Unione Europea, questo è evidente, mai più servi né di una moneta sbagliata come l'euro né di un sistema bancario folle, rivedere uno per uno tutti i trattati istitutivi dell'Unione, altrimenti si saluta e si sta meglio. Se va tutto bene io vado a godermi le facce di quelli del PD in televisione. Noi siamo pronti, l'abbiamo detto, noi siamo pronti a confrontarci con chiunque ritenga di avere idee migliori delle nostre all'interno, non dico più centrodestra perché è una concezione vecchia superata, il voto di oggi supera anche queste distinzioni, fra coloro che si battono per la sovranità, l'identità, il territorio, la difesa delle autonomie locali e coloro che invece operano nell'ambito della globalizzazione, dello sradicamento, della marmellata unica. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque a partire da domani, girando tutta Italia a partire da domani. Ha sentito gli altri leader del no, contro del no? Ho sentito la Giorgia Meloni, ho sentito Giovanni Totti e ho 122 chiamate non risposte e vedrò piano piano, senza essere molesto a tarda ora, di riuscire a sentire tutti. Il numero di Grillo non ce l'ho, quindi non so se uno dei numeri privati è il suo, non penso di essere in cima ai suoi pensieri, né lui è in cima ai miei pensieri. A posto? A posto? Grazie mille a tutti.